Stampa plastificata su stoffa, facilissima. Ciao a tutti e bentrovati da Ombretta su Arte per te. Ho appena finito un esperimento. Ho visto un video del genere su TikTok molto velocemente e ho detto: questa cosa non funzionerà mai. Ed infatti, come l'ho vista sul video, non funzionava. Così ho deciso di attuare delle strategie per fare in modo di poter trasferire l'immagine che magari un'immagine che abbiamo. Io, per esempio, ho estrapolato da questi tovagliolini fioriti un soggetto e stamparlo in maniera plastificata su stoffa. Bene, prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il grande libro del colore, il libro in cui vi svelo tutti i segreti che gravitano al mondo del colore, e vi aspetto anche con Il ricettario dell'arte, il mio primo libro, quello in cui sono contenute tutte le mie ricette. In realtà, in questo libro c'è anche la ricetta della Simil Mod Podge, una colla che può anche far trasferire le immagini come queste sulla stoffa, semplicemente spennellando un po' di colla sotto e sopra l'immagine. Ma se volete fare una plastificatura vera e propria, proprio che risulti un pochettino lucida, ora vi faccio vedere un metodo sbalorditivo. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre stampe su tessuto, naturalmente delle stampe per tessuti che non devono essere sottoposte a lavaggi continui, quindi stampe per tessuti che vanno per esempio a diventare delle copertine di agende o per, nel mio caso, un astuccio. Comunque, ci occorrerà della pellicola da cucina, un ferro da stiro che in quest'ultimo periodo nei video di Arte per te non manca mai, poi un paio di forbicine, dei tovagliolini di carta da decoupage oppure, per esempio, come questi, dei tovagliolini multivelo che ho comprato all'IKEA e hanno questa bellissima fantasia. Poi il nostro tessuto da decorare, io ho questa sacchettina, questa bustina in lino che trasformerò, anzi, forse è cotone, che trasformerò in un astuccio successivamente, e poi della semplice carta forno. Iniziamo subito. Come prima cosa do una stiratina al tessuto che voglio decorare. Non sarò molto accorta perché francamente io sto facendo questo video più per voi che non per me. Quindi adesso mettete il ferro a una temperatura a metà tra il massimo e il minimo. Adesso prendiamo i nostri bellissimi tovagliolini, in questo caso devo dire proprio belli, non so se li facciano ancora, e ritagliamo il fiore. Io ritaglierò questo che vogliamo trasferire come immagine. Ed ecco qui il fiore che voglio fare aderire. Bene, tolgo il velo attaccato, rendendolo più sottile e facendo attenzione a non strapparlo. Ok, a questo punto entra in campo la pellicola. Ne stendo un foglio sulla superficie, così la stendo bene. Quindi posiziono il mio fiore lì dove voglio che stia. Nel mio caso voglio che stia qui. Prendo un altro foglio di pellicola. E lo appoggio. Mettiamo qui il fiore e lo appoggio dove voglio che stia. E taglio. A questo punto sistemo molto bene il mio fiore con la mia pellicola dove voglio che stiano messi, quindi nella loro location definitiva, qui. Metto sopra la carta forno in maniera che mi sia visibile ancora il soggetto e
stiro. Naturalmente proteggete il piano da lavoro. Nello stirare, vedete, piano piano elimino l'eccesso di cellophane. E voi direte, come lo elimini? Tengo schiacciato il ferro e lo tiro via. Verrà via abbastanza facilmente. E voilà. Stiro ben bene. Voilà, e lascio raffreddare. Non tocco più finché al tatto non sarà freddo. E la temperatura del ferro deve essere abbastanza calda da sentire un forte calore alla mano, senza però bruciarvi. Man mano che si raffredda, spellicoliamo. E se c'è qualche lembo di cellophane alzato, ripassiamolo col ferro, quello dei bordi dico, ripassiamolo col ferro per farla aderire. Perfetto. Tipo, vedete qui che questo è un po' sollevato perché non mi ci sono concentrata troppo. Niente paura. Torno indietro. E ripasso. In questa fase non bisogna avere fretta. Olè. E adesso spellicoliamo. Voilà. L'eccesso di cellophane non attaccato si elimina facilmente. Bene, divertitevi con questa tecnica di fusione. Con le luci si vede moltissimo la differenza di lucidità e opacità della stoffa e della plastica. In realtà dal vivo questa cosa non è affatto evidente, ve lo posso garantire. Spero di rendervi la realtà con le foto. Divertitevi a creare le vostre stampe, immaginate di farvi le copertine delle agende, oppure sapete quelle tappezzerie fisse, dei pannelli, dei piccoli pannelli, insomma, da divertirsi, c'è davvero da divertirsi. Fatemi sapere come userete questa tecnica e se la userete, e noi ci vediamo qui subito dopo le foto. Ciao! Che bella! Allora, questa è la vera modalità della stampa. Guardate, sì, è lucida, plastificata, ma non è stridente come si vedeva in video. Per farvi una certa completezza di trattazione, vi faccio vedere anche qui com'è appiccicandole invece con una colla simil Mod Podge, la cui ricetta la trovate qui. Anche questa molto bella. Questa però risulterà opaca con la stessa texture della stoffa. Sì, lo so, la stoffa è ancora da stirare, lo farò dopo. E quindi questo è il risultato del nostro video, molto molto carino. Io adoro questo semplicissimo metodo. Naturalmente, quando e se dovessi usare questo pezzo di stoffa, non lascerei solamente questo soggetto lucido e tutto il resto opaco. O plastifico tutta la stoffa anche senza altri soggetti, o vado ad appiccicare altri soggetti tutto attorno per rendere un finish unitario su tutta la stoffa. Bene, se questo video vi è piaciuto, stampatemi un bel pollice in su e una condivisione. Io vi aspetto anche su tutti i
miei social, Ombretta, due cuori una K, i miei altri canali YouTube, quello di lifestyle e quello di cucina. E poi vi aspetto su tutto il mondo social di Arte per Te, Facebook, TikTok, Instagram e naturalmente YouTube, sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!